secondo me mi si stacca il capezzolo quando lo tolgo. Qui a Enna di domenica non c'è un cazzo di niente. E si torna a casa. A Stranger Things. Davvero, ragazzi, è pazzesca. Come potete notare dal sottofondo musicale, ci siamo io e mia mamma 30 qui. Ottobre 2015, stiamo facendo una selezione dei medicinali da buttare e quelli da tenere, in pratica mi è rimasto solo questo. Non c'è più niente. Ah, e poi una ragazza una volta mi aveva detto che lei, anziché c'era, mamma, stai facendo un bordello, anziché i copricapezzolo, no, continua se vuoi, anziché copricapezzolo lei utilizzava tipo delle garze da mettere così, da ritagliare, mettere sul capezzolo, ma sono questi, cioè tipo quelle garze cerotto, non so, se ti ricordi, cioè io non mi ricordo come ti chiami, ma se tu ti ricordi di avermi detto questa cosa commenta qua giù, perché comunque questo me lo sto portando a Palermo, ma secondo me mi si stacca il capezzolo quando lo tolgo. Comunque oggi mi sono fatta, sapete quelle treccine che partono dall'alto, però non, come si dice, non a spina di pesce con l'intreccio al contrario. Ora ve le faccio vedere, sono proprio una bambina di, non so, 8 anni. Ok, libro alla mano. Si torna a casa come dei pazzi, veramente, cioè è una cosa allucinante. Io ho fatto 2 ore di strada all'andata e nel ritorno per recuperare questo libro. Dite voi, ma non era più facile comprarlo nuovo? No, perché per avere questo libro la casa editrice ha dovuto stamparlo e quindi l'ho avuto tipo dopo 1 mese e mezzo che l'avevo ordinato, perciò era impossibile riacquistarlo e quindi siamo venuti qua a prenderlo. Adesso ci andiamo a prendere un caffè e poi si torna a Palermo. Domenica aperti, perché dovete sapere che qui a Enna di domenica non c'è un cazzo di niente. E niente, siamo qui. Io vivevo in questo palazzo prima e poi mi sono trasferita da un'altra parte. Adesso vi faccio vedere la biblioteca là davanti. Hanno costruito sta biblioteca gigante, non so se mi sentite, c'è un po' di vento. E niente, diciamo, stesso giro, stessa corsa al contrario, però stiamo ritornando a casa, anzi forse passiamo nella campagna. E niente, siamo stati in questo negozio di scarpe che è aperto anche la domenica, è l'unica cosa aperta la domenica a Enna. Vabbè sì, no, ho ripreso il cartello con scritto aperto di domenica, che è tipo wow!
9, io non esco dalla macchina. A parte mi sono fatto una bella dormitina e penso che continuerò. Sono tornata. Mi ho fatto questo viaggetto in macchina, diciamo, di un giorno. E adesso siamo a Palermo, sono le 8:30 di sera. Nel frattempo mio padre è stato al panificio e ha comprato il pane con le olive. Cioè io sono una patita di pane con le olive. In realtà sono proprio una patita di olive, di capri, tutto ciò che è salato è buono. Niente, in macchina mi sono fatta un po' una dormitina, ma niente di che, ho sonno, molto sonno, le sopracciglia tutte scombinate. Lo so che sono stata assente dal canale, in realtà avevo girato un video che è What's in my summer bag, che volevo caricarvi prima di questo, però poi ho detto vabbè dai, facciamo un vlog, lo facciamo veloce e poi domani lo carico subito, mentre quello dura un po', quindi ci sto un po' più a caricarlo. E niente, diciamo che mi si è rotta la scheda di memoria della telecamera e quindi i video che volevo fare non sono riuscita a farli. Ho comprato una scheda di memoria nuova e quindi ho potuto girare quel video. E niente, così. Cos'è? Se vi sono mancata, mi siete mancati anche voi. Niente, niente. Stranger Things è una serie TV che io ho visto su Netflix, esiste solo una stagione e fondamentalmente è una storia che ruota sulla scomparsa di un bambino che tutti credono morto, ma che la madre e i migliori amici no. Niente, poi non posso dirvi nient'altro. È davvero una serie TV bellina. È molto avvincente già dalla prima puntata. Non è assolutamente il mio genere perché io non guardo niente in cui ci siano streghe, pirati, vampiri, mostri, eccetera, eccetera. Però davvero è fatta benissimo. Mi è piaciuta tantissimo, l'ho guardata in 2 giorni, poi sono 8 episodi, durano un'oretta l'uno, ma non vedo l'ora che esca la seconda stagione. È stata veramente una bellissima serie TV, ve la consiglio. Purtroppo sono negata a raccontare le cose senza spoilerarle e quindi niente, avevo pure pensato di fare magari un video in cui vi racconto cosa penso io, ovviamente spoilerando all'uscita, cioè proprio a livelli massimi, tipo la serie TV, il film, tutto questo. Soltanto che non penso che sia interessante, cioè comunque già ne esistono su YouTube è un canale super saturo, quindi qualsiasi cosa io dica o voglia fare o qualsiasi genere, ogni genere di video che possa pensare esiste già, quindi ovviamente quello che cambia è la persona, no? E quindi se vi fa piacere posso fare una cosa del genere oppure niente, sti cazzi. Dai, adesso guardo, sto un po' al computer, vediamo che cosa c'è di bello in questo computer. Voglio appendere in quel muro un quadro, se ci riesco ve lo faccio vedere e poi ci salutiamo perché è già tardi e domani vorrei mettere online il video. Dopo mille peripezie siamo riuscite ad appendere il quadro nel modo più dritto possibile, ma difficilissimo. E allora niente, grazie per avermi tenuto compagnia oggi, spero di avervene tenuta anch'io, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettetemi un pollice in su, così continuerò a fare vlog, anche perché d'estate è veramente difficile mettersi davanti alla telecamera. Io vi mando tantissimi, tantissimi, tantissimi baci, grazie a tutte per le nuove iscrizioni, per tutto l'affetto. Noi ci vediamo presto. Exo, la retro.